Carissimi, non abbiate timore di formare le persone a un rapporto maturo e libero con Dio. Questo forse ci darà l'impressione di non poter controllare tutto, di perdere forza e autorità. Ma la Chiesa di Cristo non vuole dominare le coscienze e occupare gli spazi. Vuole essere una fontana di speranza nella vita delle persone. Nessuno si senta schiacciato. L'annuncio del Vangelo sia liberante, mai opprimente. Vi dico una cosa che è successa un tempo fa. La lettera di un vescovo parlando di un nunzio. E diceva: ma noi siamo stati 400 anni sotto i turchi e abbiamo sofferto. Poi 50 anni sotto il comunismo e abbiamo sofferto. Ma i 7 anni con questo nunzio sono stati peggiori che gli altri 2. Dalle volte mi domando, quanta gente può dire lo stesso del vescovo che ha, o del parroco? Quanta gente? No, senza libertà, senza paternalità non va la cosa.